È stata presentata in conferenza stampa presso la Curia dell'Arcivescovado a Milano l'edizione 2015 della Passione di Sordevolo. Molte le testate giornalistiche presenti per comprendere meglio la dimensione e l'eco che questa rappresentazione riesce a produrre mobilitando un grande numero di attori per così tanti anni di impegno teatrale. Molta curiosità quindi da parte dei media e di un pubblico internazionale. Una grande occasione per Sordevolo, ma anche per tutto il territorio biellese, che avrà l'occasione di essere al centro dell'attenzione non per il passaggio del Giro d'Italia, ma per la bravura, la lungimiranza e la capacità imprenditoriale di un piccolo, piccolissimo paesino di montagna che riesce sempre a stupire e a far parlare di sé. Un miracolo che si ripete puntuale. Siamo lieti di essere qui all'Arcidiocesi di Milano a presentare la Passione di Sordevolo, quello che per il territorio biellese è uno degli eventi in assoluto più importanti, un evento che ha portato il biellese Sordevolo alla ribalta nazionale e per questa edizione internazionale. La Passione sta diventando un traino anche per il Piemonte, ha portato turisti da ogni parte del mondo, generando una ricaduta economica importante per l'intero territorio. Noi siamo dall'edizione del 2000 a fianco dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, dell'amministrazione comunale e di tutti i sordevolesi, perché ci siamo veramente appassionati di questa storia meravigliosa, questa storia unica in Italia e possiamo dire nel mondo, una storia che con orgoglio vogliamo raccontare e con grande felicità, insomma, abbiamo visto che sta avendo il meritato successo e sta portando nuovi turisti e visitatori a scoprire Sordevolo e siamo certi che quando vedono questo spettacolo si innamoreranno a loro volta della passione del nostro territorio. Siamo felici ed orgogliosi di essere qua a Milano in Curia per la conferenza stampa di presentazione della Passione di Sordevolo 2015, l'evento principale per Sordevolo. Sordevolo è un traino fondamentale, la Passione per Sordevolo è un traino fondamentale per la promozione turistica. Quest'anno sarà anche un evento internazionale, quindi sarà lo specchio per rappresentare il nostro paese, le nostre zone e come sempre per un traino per il turismo e per tutto quello che è la cultura a Sordevolo. Sono già 5 edizioni, questa è la quinta edizione che seguo la passione, quindi insegno ai ragazzi a recitare e devo dire che in effetti, a parte le 100 persone che recitano, insomma una buona parte mi danno molte soddisfazioni, poi chiaramente non è che siano tutti dei gasm, però insomma mi piace, se sono venuta per la quinta volta è segno che poi loro mi trasmettono una grande tenerezza, un affetto, cioè c'è proprio un senso di quasi di appartenenza a Sordevolo, anche se io sono di Biella, cioè vengo su volentieri.
siamo stati ospiti qui nell'Archidiocesi di Milano per la presentazione ufficiale della nostra sacra rappresentazione. È stato un onore per noi poter lanciare questa edizione della Passione in un sito così importante e così prestigioso. Ringraziamo tutta la diocesi, l'archidiocesi di Milano e il vicario generale che ha voluto essere con noi in questa giornata particolare. Siamo molto soddisfatti di aver potuto presentare la nostra sacra rappresentazione qui all'Arcivescovado di Milano. Questo è un segno di sinergie tra noi e l'Arcivescovado. Abbiamo avuto questa possibilità e siamo molto grati a loro per promuovere la nostra sacra rappresentazione sul territorio lombardo. Sordevolo è un paesino di 1300 abitanti che ogni 5 anni mette in scena questa sacra rappresentazione. Uno sforzo enorme, dura praticamente tutta l'estate dal 6 di giugno fino al 27 di settembre. Ci sono 3 interpreti per ogni parte. Quest'anno abbiamo leggermente ampliata, nel senso che abbiamo aggiunto alcune scene significative, tipo il processo ebraico, e questo ci permettono di completare la sacra rappresentazione. Sacra rappresentazione che viene recitata in un testo di Monsignor Giuliano Dati del 1500, testo che veniva recitato dalla Compagnia del Gonfalone di Roma nel 1500. Roma Sordevolo è un appuntamento importante. Siamo stati ricevuti da Papa Francesco, che ci ha detto di continuare e proseguire in questo spettacolo per promuovere la fede cristiana non soltanto in Italia ma a livello internazionale. Dunque, noi per la manifestazione della Passione di Sordevolo abbiamo pensato di allestire, dove ci sono la sede degli Alpini, il gamba estivo, cioè per farci assaggiare le nostre specialità, che potranno assaggiarle in quel modo magari prima di ogni spettacolo, ecco. E nel ristorante abbiamo la solita nostra cucina biellese. Io spero di vedervi numerosi a vedere la Passione, che è uno spettacolo indimenticabile.